Western prova a progredire Tennessee F, che approfitta del ritmo blando imposto dal capofila, 47-1 da 1:18.5 i primi 600 metri, andatura che consente a Tennessee F di risalire la corrente e di posizionarsi al momento a fianco di Tordina Jet, ma progredisce ulteriormente e prova a pressare più da vocino il battistrada Todo Bien, che raggiunge il primo chilometro in un tranquillissimo 1:19.3. Si è andati molto piano e adesso si comincerà a fare sul serio. C'è l'errore di Taitu R, c'è il cambio di marcia ovvio da parte di Todo Bien, che ha preso un po' di vantaggio a Tennessee F, che però sul calo di Tordina Jet è andato a steccato e quindi ci potrà provare da disposizione molto vicina. Terza, in terza posizione Tuono degli Ulivi, poi prova a rifarsi sotto Tordina Jet mentre ha sbagliato i Tattoo R, e siamo alla retta d'arrivo. Prova a spostare l'Inolo Giudice, sembra molto tranquillo Paolo Caruso col suo Todo Bien, guadagna qualcosina Tennessee F ma non quanto basta per insidiare veramente Todo Bien, mentre per il terzo posto arrivano molto vicini Tuono degli Ulivi e Tordina Jet, quindi dovremo andare a rivedere il replay per il terzo posto. Sulla vittoria no problem per Todo Bien, training di Francesca Croce, i colori della Bimag SRL, la guida di Francesco Paolo Caruso, un tempo che dovrebbe essere attorno al 16:04-16:03, quindi un tempo abbastanza tranquillo per tenere a bada Tennessee F, quota di 1,69 per il vincitore. Andiamo un po' a vedere cosa ci dice il replay per il terzo posto sul palo, vediamo un po', sul palo è Tordina Jet che piega Tuono degli Ulivi, dunque in numeri 4-11-2 l'ordine d'arrivo da confermare, anche perché la giuria ha esposto il segnale giallo.